Buongiorno, allora quali sono le cose fondamentali di oggi? Sostanzialmente la cosa fondamentale di oggi è il tempo. Il tempo che è stato tremendo in Italia perché su Livorno, non sulla Liguria dove si pensava che si sarebbero accaniti gli elementi, ma su Livorno sono caduti litri di acqua che non si vedevano, che sono la media di 3 mesi e sono drammaticamente morte 6 persone e altre 2 sono disperse. E dall'altra parte dell'Atlantico invece le cronache di Miami ci raccontano del disastro che è avvenuto in quella città, a Miami Beach soprattutto, ma non solo, anche nelle parti diciamo più centrali, più interne della Florida, e ci sarebbero 3 morti, tutti e 3 sostanzialmente, 3 morti invece diciamo per cause autostradali, perché il vento li ha fatti sbandare e li ha uccisi. Qual è il tema? Oggi forse la cronaca più interessante riguarda Miami, è quella fatta da Fabrizio, da Mastro Rilli oggi su Miami, racconta questa donna che sta in un palazzo che si agita, è l'ultimo dei palazzi su Miami Beach, il più alto, quindi è molto interessante perché prende la persona giusta nel posto giusto. E dice qual è la paura di un palazzo che ondula in questa maniera per le forze del vento, e racconta il cibo e dove si mette, i figli, il motivo per il quale lei è dovuta rimanere là, perché c'è il marito che lavora in ospedale e deve essere pronto alle emergenze. L'ultime 3 righe purtroppo del pezzo favoloso di Mastro Rilli è: però sono nati dei nuovi bambini i quali sapranno rispettare la natura più di quanto hanno fatto i loro genitori. Mi fa incavolare come una bestia, come una bestia. Il problema, caro Mastro Rilli, che ha scritto un pezzo stupendo fino alle ultime 3 retoriche righe, perché dobbiamo sempre dire che l'uomo è causa di tutti i nostri mali, è che quel grattacielo che resiste, quelle case che resistono, quella roba lì è fatta dagli uomini. Cioè, mi spiego meglio, rompete le palle a Trump, rompete le palle sui cambiamenti climatici, ma volete avere il palazzo di 40 piani sopra a Miami Beach. Lì i palazzi non dovrebbero starci, perché gli uragani in quella zona del mondo ci sono sempre stati, hanno sempre distrutto qualsiasi cosa, ma noi raccontiamo che questo è l'uragano peggiore del mondo. Non è l'uragano peggiore del mondo, ce ne sono sempre stati, la differenza è che adesso ci sono i grattacieli e quelle zone che sono, chiunque conosca Miami vede questi ponti che arrivano a Miami Beach, che sono fatti dagli uomini, è tutto costruito per il nostro piacere e il nostro godimento. Però non possiamo dire ci piace vivere nel grattacielo ma non vogliamo avere riscaldamento globale, 2 cose non vanno. Viviamo nelle capanne nel centro dell'America e probabilmente non avremo gli uragani. Se vogliamo vivere sulla spiaggia bianca col grattacielo di 40 piani, quello è figlio di una cultura che utilizza le proprie conoscenze per consumare il territorio. Chiaro? A me tutta sta retorica del riscaldamento globale, facendolo dagli ultimi piani dei propri palazzi di New York o di Miami, mi fa ridere. Mi fa ridere. Ipocrisia allo stato puro. Vogliamo rispettare la natura? Vogliamo essere coerenti? Non viviamo nei grattacieli a Miami Beach. Chiaro? Invece noi viviamo nei grattacieli a Miami Beach. Ci compriamo il New York Times e il New Yorker dicendo che è brutto il riscaldamento del pianeta. Ma quel paese. Su Livorno la polemica è tutta quanta fatta sul fatto che il sindaco dice non mi avete avvertito della difficoltà che c'erano del codice rosso, me l'avete fatto arancione. Guardate, anche su questo io sono disgustato, perché purtroppo quello che è successo a Livorno è una drammatica tragedia e possiamo dire che abbiamo preso i fiumi, non abbiamo fatto la pulizia dei tombini, quello che volete voi, che non si doveva costruire lì. Purtroppo la natura si ribella, la natura è più forte di noi. Sono morte 6 persone drammaticamente, non le avrebbe potute salvare neanche l'amministrazione svizzera più fica del mondo, purtroppo, purtroppo. Detto questo, ai grillini fatemelo dire, avete già fatto 2 palle così, submarino, come ricordano tutti oggi i giornali, tutti quanti i giornali, sottomarino, e poi Alemanno, e poi la Raggi che diceva mi metto il canotto perché domani piove per prendere per i fondelli marino. Beh, insomma, vi siete resi conto, lo scrive il Tempo, lo scrive il giornale, con Del Vigo, vi siete resi conto che governare è un po' diverso dal prendere in giro i governanti, è una cosa per cui bisogna avere una certa dote e soprattutto tutta una certa capacità, e devo dire che in 14 mesi non è che è molto cambiato in termini di acquazzoni a Roma rispetto a quanto gestiva Marino. Anzi, se potete dire
Se posso sottolineare, era domenica. Se fosse stato di settembre, se dovesse ripiovere così in un giorno di autunno con le scuole e tutto a Roma, altro che sottomarino, cara mia amica grillina. Tasse evase dai giganti del web, parliamo sempre degli evasori, l'Italia è un popolo di evasori, eccetera. Anche qui smettiamola. Oggi Repubblica dice che i giganti del web eludono in Italia 5 miliardi di euro. Allora, quando parliamo della grande evasione in Italia, iniziamo a pensare che ci sono 5-6 società, nome e cognome, che evadono 5-6 miliardi di euro, mentre invece di dire sempre le solite retoriche degli italiani evasori, no? Così, tanto per dire, perché lì sono scritti nomi e cognomi, poi possiamo decidere se tassarle o non tassarle, ma insomma, l'elusione di 5-6 miliardi di euro ci va. L'arma non si tocca, dice Maria Porta, così dice Farina oggi sul Libero, dice ci sono due menemarce su 100.000 carabinieri, non possiamo attaccarli tutti. Certo è che la situazione che si è venuta a creare nei confronti dei carabinieri è un paradosso, voglio dire, della cronaca, perché fino all'altro giorno dicevamo dobbiamo stare attenti perché c'è un tema di sicurezza in Italia, e quando vediamo che le persone che devono tutelare la sicurezza poi comunque nella migliore delle ipotesi difensive, invece di occuparsi della sicurezza, si occupano dei loro piaceri sessuali, nella migliore, cioè consenzienti e sobrie, cosa che non sembra essere, beh, insomma, certamente la cronaca supera qualsiasi immaginazione. Vi segnalo che ci sono le elezioni norvegesi e vi segnalo soltanto una piccola cosa, l'ultima, perché mi diverte moltissimo. Una di queste elezioni norvegesi vede, una di queste candidate alle elezioni norvegesi vede la ex ministro per l'immigrazione e dell'integrazione che dice la seguente cosa: qui si mangia maiale e si beve alcol. Adeguatevi, cioè una posizione normale. Ovviamente il Corriere della Sera, questa ragazza che si candida 36enne, la tratta come una becera, nazista, razzista, la parentesina con scritto sic quando lei dice qualcosa. Cioè, Sara Gandolfi, quando fai una cronaca di quello che avviene, io capisco tutto quanto, perché ormai l'opinione, la cronaca, io faccio questa roba qui tremenda su Facebook in cui dico solo opinioni e poca cronaca, ma a me mi hanno spiegato che nei giornali c'è anche la cronaca. Diciamo che il suo sic e il suo commento alla candidata della ultra destra che si è occupata di immigrazione e integrazione è tremenda. Ma l'ultima cosa che mi ha stupito nel pezzo di Sara Gandolfi sul Corriere della Sera è che dice che questa signora strizza l'occhio agli oltranzisti religiosi. Apre la parentesi e dice: il crocefisso lo porta sempre al collo. Allora, adesso, di essere un oltranzista religioso perché porta sempre il crocefisso al collo, apre la parentesi e chiude la parentesi, mettere in relazione le due cose, francamente dà il senso che abbiamo qualche problemino qua, se pensiamo che uno che porta il crocefisso al collo è una che strizza, o magari le due cose non sono in relazione, però insomma diciamo che da un punto di vista della scrittura gli è uscita male. Se uno porta la catenina al collo, cara Sara Gandolfi, non è detto che sia un oltranzista religioso. Può essere che per motivi di brevità nel suo pezzo le due cose le ha messe una accanto all'altro, ma è una scelta un po' infelice, come quella sempre quando c'è un candidato dell'AFD è un nazista. Cioè, si dà l'idea che questi giornali non si rendano conto che non avere l'idea di chi scrive non vuol dire necessariamente essere nazisti. Si può anche essere di destra senza essere nazisti, forse loro lo sono, certo, però costruitemela la storia, non la catenina, e quella mi fa sembrare un oltranzista religioso. Vi ricordo, perché oggi in questi giorni tutti i giornali ricordano la partenza dei talk show, soprattutto Corriere della Sera, tutti i talk show ovviamente della Setta, e ci sta ed è normale, come farebbe il giornale, diciamo, per il talk show del suo vice direttore che sono io, però tutti i giornali parlano dell'inizio del talk show di Matrix. Diciamo che siamo stati non così efficaci nel raccontarlo, ma io so che attraverso di voi, mi raccomando, condividetelo, fatelo sapere, i social network servono a questo, a far sapere che domani sera Matrix riparte alle 23:30, e quindi fatelo sapere a tutti, cerchiamo di disintermediare. Se la stampa non parla di noi, noi parliamo della stampa, perché è una cosa seria, anche quando sbaglia, e spero che voi parliate di Matrix che parte domani sera. Ciao!